Ti fa il video col cellulare perché il computer è rotto, non funziona, non si accende per motivi ignoti, lo dovrò portare a riparare, o meglio, cioè c'è un problema che mi aveva spiegato il tecnico, devo spiegarlo, devo trovarlo, mi si fa il riflesso del cellulare sugli occhiali, perfetto, fantastico, magnifico. Iscrivetevi a questo canale, lasciate un mi piace, lasciate un commento a quello che vi pare piace a voi. Ora, oggi parliamo di una cosa abbastanza importante. Mi caccio gli occhiali così non vedete il riflesso che qualcuno ha detto che dà fastidio. Allora, siamo nel 2023, no? Quasi. E io penso che a volte c'è qualcuno che magari ancora vive negli anni 90 o ancora non si è svegliato. Cioè, io dico, ieri la Juve ha perso ed era già fuori dai gironi di Champions. E questo è chiaro, ovviamente. Abbiamo fatto una figuraccia dal cazzo, ok? E questo è innegabile. Ora, a parte il fatto che è un fallimento, che credi Calleri, non è un fallimento, poi sì, è un fallimento. E poi ieri, ah, dobbiamo essere arrabbiati. Mister, non basta essere arrabbiati. Devi fare qualcosa con la rabbia. Dopo che uno si arrabbia, come tutti noi, poi, se sei una persona intelligente, se rifletti, come faccio io, poi ti chiedi, ah, perché mi sono incazzato? In cosa ho sbagliato? Perché è successa questa cosa? In che cosa posso migliorare? Che è la cosa più essenziale. In che cosa uno può migliorare? Per evitare di incazzarsi, magari. E che in molti casi, dopo che uno si arrabbia, succede, capita, no? Che qualcuno pensa, ah, mi sono arrabbiato per cose magari diciamo di poco conto, oppure potevo evitarlo, e magari, capito, molto spesso ci si litiga, poi ci si perde per situazioni in cui magari poi ci stai male, ti dispiace perché il rapporto con l'altra persona con cui hai litigato è ormai diventato irrecuperabile, bla bla bla. Ma persone di una certa età come me, anche non necessariamente, comunque che hanno vissuto esperienze simili sapranno benissimo di cosa parlo, no? Quindi, cioè, nella vita, se ci hai questo tipo di mentalità propositiva, puoi ben capire che la situazione di arrabbiarsi non è fine a se stessa, non dovrebbe essere a fine, cioè, per molte persone lo è, perché c'è chi, magari come Allegri, probabilmente, non rimane nella sua cosa, mi sono arrabbiato, e quindi, fai qualcosa. Ti sei arrabbiato, va bene, capita a tutti, poi nella maggior parte, oddio, nelle situazioni più mature, no? Come succede, io li dico con i miei genitori a volte, no? Beh, non è che Dio, non ci si parla più, bla bla bla, ci si arrabbia, poi tutto a posto, no? Cioè, sono sfoghi, quelli sono arrabbiati un po' fino a se stesse, perché tanto so, per quanto a volte mi arrabbio con mia madre per alcune cose, mio padre, sono talmente tanto abituati a agire, a pensare in un modo che non lo cambiano. Però questo è un discorso da fare in situazioni un po' più familiari, barra amicali, vabbè. Però, soprattutto quando sei più anziano, magari è difficile. Ma in una squadra di calcio questo ragionamento non può esistere, ok? Secondo me. Perché adesso si uscì fuori dal girone e si è andati in Europa League. Per culo, bisogna ringraziare il Benfica per la differenza reti, bisogna ringraziare il Benfica perché voleva andare andato primo, no? Perché ieri qualcuno diceva, ah, abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo fatto andare il PSG secondo, noi, la Juventus. La Juventus ha fatto andare il PSG secondo, no? La Juventus. La Juventus con 3 punti, con una vittoria in tutto il fottuto girone, no? Scusate. E merito della Juve. Il grande Juventus che ha fatto in modo che il bastardo PSG andasse secondo! Ma dove? Dove cazzo è merito nostro? È merito del Benfica che ha vinto ieri con il Maccabi Haifa, quanto ho capito, per differenza reti. Non mi ricordo che cacchio era. Siccome ha fatto più gol il primo. Ma comunque, primo o secondo, alla Juventus che cacchio cambia? Perché niente di tutto questo è merito nostro. Ieri l'Europa League, siamo andati in Europa League. È come se fosse una cosa bella. Come se fosse una cosa bella. Abbiamo fatto 3 punti in tutto il girone. 3 punti. Come il Maccabi Haifa. Come una squadra che viene da Israele. Cioè, voglio, non è manco Europa. Ma stiamo andando a scherzare qua.
Cioè, erano partite abbordabili. Come il Paris Saint-Germain ieri si è perso. Ok, va bene. Però si poteva vincere. Si poteva anche fare di meglio in questo girone. Ditemi di no, ditemi di no. Benfica forte. Benfica prima del girone. Benfica ha fatto più gol del Paris Saint-Germain. Non lo so, mi sembra di sì. Comunque l'abbiamo. Ma non è una squadra che dici tu. Cioè, è imbattibile, invincibile, non era possibile batterla, quello era il contesto. C'è gente che è contenta e mi dice che non capisco niente di calcio. Raga, non dico solo perché io mo mi sto riferendo, diciamo, in maniera indiretta a due persone che fanno parte di un gruppo WhatsApp, no? Però, come queste due persone, ci sono. Mi riferisco non solo a due persone specifiche, mi riferisco un sacco di gente della tifoseria juventina che è indirizzata a pensare in questo modo ostinatamente ottimistico nel vedere fin troppe cose positive in una situazione che è palesemente di merda. Cioè, è palesemente un fallimento. Vogliamo accontentarci del briciole. Se è un'Europa League con 3 punti, se è un'Europa League stra-immeritata, stra-immeritata, abbiamo pari punti con Maccabi Haifa, non abbiamo di più. È un fallimento. Siamo in Europa League per merito di qualcun altro, grazie a qualcun altro. Perché se il Benfica era già qualificato, poteva tranquillamente fregarsene. Poteva tranquillamente fregarsi e farsi la passeggiata, ma ha voluto vincere perché ha voluto onorare l'impegno. Merito al Benfica perché ha già qualificato, se non poteva fregare. La gente gode per il Paris Saint-Germain secondo per i soldi. Ma che cazzo me ne frega dai soldi? E che cosa me ne frega? Oddio, ho guadagnato di meno. Oddio, il Paris Saint-Germain ha guadagnato di meno. E quindi questa è la goduria dello Juventino. Una società che c'ha Neymar, Messi e Mbappé in squadra. Che comunque è una squadra di figurine, va bene, però ci ha messo in mappa Sergio Ramos in squadra. Secondo voi vi viene frega più di tanto che non ha guadagnato? Ma per favore, svegliatevi con fallimento, svegliatevi che siamo nella merda, che facciamo schifo, che è la più grande figura di merda della Juventus da non so manco io quanto tempo. Cioè, neanche con Conte, il famoso ghiacciante, col Galatasaray vi si era fatto così. Io non mi ricordo quanto si è fatto così schifo. E per farvi capire che eravamo stati abituati a fare comunque delle belle figure, a comunque cercare di competere. Due finali Champions, i famosi, tanto Milan Tat, due finali Champions, Grande Allegri, due finali Champions. Non le abbiamo vinte, ma che cazzo, almeno ci andavamo in finale Champions 2 volte. E oggi, dopo le 2 finali di Champions, tanto millantate per idolatrare il vostro Allegri della minchia, no? Affanculo. E alla fine cosa fa? Cosa fa? Esce i gironi. Il grande allenatore esce i gironi. Il grande allenatore esce i gironi. E voi siete i tifosi superiori che capiscono di calcio. Voi siete i tifosi superiori che dicono che chi critica lei che non capisce un cazzo. Voi che vi vantate di questo minchione di allenatore che ha avuto 2 volte in finale Champions, voi, no? Voi, perché non io e non noi, che cazzo, perché noi siamo persone intelligenti, perché ci pensano le cose, perché siamo ancora più incazzati di prima. Cioè, il fatto che ieri siamo andati in Europa League non è un motivo di essere felici, è un motivo per essere ancora più incazzati. Perché si è andato in tre, con 3 punti, ripeto, con 3 punti. Ieri bastava pareggiare, almeno avevo 4 punti e dici, oh, minchia, almeno sono qualificato. Invece manco quello, manco cercavo un pareggio. Cioè, si è cercata la vittoria, la prestazione. Ma Allegri, no? Porca puttana. Scusate le parolacce. Allegri, lo conosciamo, è sempre così. Lui fa le belle prestazioni solo quando ha l'acqua alla gola. Quando si comincia a cagare addosso, ah, adesso dobbiamo per forza qualificarci, quindi facciamo la prima partita della vita. Come è stato con l'Atletico Madrid, vi ricordate il primo anno di Ronaldo? Partitona super emozionante che mi è rimasta nel cuore. Però, santo Dio. Tutto questo perché l'andata abbiamo perso 2-0, in malo modo, facendo sempre una partita di merda. Mannaggia le moto del cazzo che stanno fuori, sempre facendo una cazzo di figura di merda, va bene? Esattamente come poi fu, ti ricordate, l'anno dopo, se non sbaglio, no, l'anno prima, appunto, quando poi è venuto Ronaldo,
Sì, quando lui ci fece la strarovesciata e noi alla Madrid abbiamo dominato il Bernabéu e hai perso il rigore e il Madrid al posto del cuore, è andata tutti a fanculo, perché il motivo per cui è successo tutto quello è che non hai fatto neanche un gol e che all'andata con il Real Madrid ha fatto una figura di merda, ha fatto una prestazione del cazzo. Sempre e comunque quando siamo all'acqua alla gola il mister Allegri dobbiamo andare ad attaccare, gate al cazzo, solo mo' però te ne accorgi. Per salvare la faccia che non hai più. Esattamente come Eritrea. Ieri la grande prestazione. La grande prestazione non è servita a un cazzo. Come le altre volte non è servita a un cazzo. L'unica volta in cui è servita è quando abbiamo vinto contro l'Atletico Madrid. Ma l'Atletico Madrid è una squadra di imbecilli. Guidata da quell'imbecille di Simeone che prende il più alto stipendio immeritato della storia del calcio e del presente. Comunque, di cosa stiamo a parlare? Che Simeone prende così più soldi di chi vince la Champions. Lui non ha vinto manco uno, col binocolo, guarda, Champions, soprattutto quest'anno che è uscito in giro. Di cosa stiamo a parlare? Con il Real Madrid potevi fare questo discorso, ma poi lo stesso Real Madrid che poi l'ha vinta la Champions in maniera meritata quella volta. Quindi, di cosa stiamo a parlare? Di cosa stiamo a parlare? La Juventus può ritenersi fortunata? No, la Juventus è capace, quella è la cosa che fa incazzare di più, no? Come contro l'Atletico Madrid e poi con la Real Madrid, ti rendevi conto che la Juventus è capace di vincere le partite. Ieri sera la grande prestazione era capace di farla contro il Benfica, non l'ha fatta, non l'ha fatta. Non l'ha fatto perché a lei è un cazzo di tizio col paraocchi che deve vedere solo il suo punto di vista, solo il suo punto di vista. E cominciare a svegliarsi solo quando è nella merda. E siamo contenti che il Paris Saint-Germain è secondo, che non è merito nostro, ripeto. È merito del Benfica che ha fatto 6 gol ieri, 7, quanto cacchio ne ha fatti. Dobbiamo essere contenti che siamo in Europa League, senza averla meritata che abbiamo fatto 3 punti. 3 punti, almeno le altre squadre che vanno in Europa League non vanno a pari punti con l'ultima in classifica. Ve ne vanno con più punti in Europa League, le altre squadre, gli altri gironi. Razza di rincoglio. Capito quello che voglio dire? Cioè, è l'unica squadra, forse, non lo so, ma una delle uniche squadre con poi i punti, con una squadra con Maccabi Haifa, raga. Cioè, che vai in Europa League a pari punti dell'ultima classifica, forse la Juventus. Perché gli altri gironi, le altre squadre almeno qualche pareggio vittoria in più l'hanno fatta, qualche punto in più ce l'hanno. La Juventus no, la Juventus no. Quindi basta con sta roba, basta con sta roba di giustificare questo schifo, questo allenatore. Basta, basta, per favore, basta. Non se ne può più, non se ne può più. Cioè, un attimino, no. Ci mettete a pensare, senza dire cose ottimistiche. Oh, Paolo, pensa a tifare, pensa che tu stai tifando contro perché vuoi che la Juventus perda, perché se ne vada Allegri. Perché voglio che questa squadra si svegli, che vi svegliate anche voi, vi rendete conto che siamo nello schifo, che non si può essere contenti di andare in Europa League. Che non la vinci in Europa League, non la vinci, inutile che sono tutti. Siamo in Europa League, che cosa cacchio di festeggi? Cosa cacchio di godi? La Juventus è una squadra che deve vincere le Champions. Deve vincere le Champions. Siamo 100 miliardi di scudetti, abbiamo vinto solo 2 Champions nella storia. In tutta l'Europa sono l'unica squadra a fare una cosa del genere, la Juventus. L'unica. Il Bayern Monaco ne ha più di noi, ovviamente. Il Barcellona ha poco più di noi, ma comunque ne ha più di noi. Il Real Madrid. Il Liverpool. Cioè, raga, il Manchester United, vabbè, ne ha più una più di noi, ma comunque sono la maggior parte delle squadre europee ha più squadre, ha più Champions League di noi, e almeno è molto più storia dal punto di vista europeo. Anche se magari il Liverpool ha meno scudetti, ok, ma c'ha 7-6-6-7 Champions, 6-6 Champions League. Invece la Juventus, che ha vinto senza cosa gli scudetti, abbiamo vinto più scudetti insieme forse al Bayern Monaco, ma il Bayern Monaco c'ha più Champions di noi, capito? Cioè, io non lo so. Un po' di più mentalità, un po' di più rendersi conto, per favore, un po' di più rendersi conto che
Non si può essere contenti a cose del genere, che l'Europa League, ripeto, non la vinci, non la vinci. Non si vince l'Europa League, raga. Non si vince. Non capisci niente di calcio, vediamo. Vediamo se ho torto, vediamo se ho torto. Però sbagli perché devi sperare che la tua squadra vinca. Ma la speranza non serve a niente. Cioè la speranza deve essere accompagnata, ahimè, ai noi tutti, da cose un pochino più concrete, perché la speranza che cosa succeda deve comunque essere accompagnata da fattori un po' più concreti che ti fanno pensare che una possibilità possa avvenire, se no è un po' come aspettare il miracolo, che santo Dio, potrebbe pure accadere. Però non è che penso che è una cosa cada dal cielo. Se magari succede, dico, no, mamma mia. Bene, ottimo. Noi che ci sputi in faccia un miracolo, certamente. Però io ho dubbio che possa accadere poi il miracolo. Comincio a che magari non è un miracolo. Però comunque il fatto che se c'è da sperare una cosa, bisogna avere qualcosa, diciamo, qui concreto per fare in modo che una speranza, una possibilità possa avvenire, no? E se non c'è, è una speranza che, come la rabbia, è molto fine a se stessa, cioè, speri, basta, cioè, speri. Come molte cose della vita, no? Speriamo che questa cosa accada, speriamo che la guerra finisca, speriamo che quella tipa si capisca, bla bla bla. Ci togli, ci mette a pensare che cazzo so. Speriamo che quelle persone lì con cui non mi parlo più mi torni a parlare. Speriamo che molte cose non chiarite siano chiarite. Speriamo, insomma, capito? È tutto un po' a sperare in cose che non si possono controllare, che non prescindono dalla nostra volontà, e che comunque non hai cose per fare in modo che la speranza si concretizzi. Rimaniamo se no a pregare e basta. Capito cosa vuoi dire? È un discorso un po' così. Scusate per la pesantezza, ma tanto Dio, io non ne posso più. Veramente, ancora non si sono resi conto che questa situazione non va bene. Che ieri siamo usciti, non è un fallimento, c'è poco a essere contenti. Ste moto, mamma mia. Qua fuori comunque sempre comunque si divertono a fare bordello. Bordello. Non c'è altra speranza. Chiedo scusa agli ascoltatori o ai visionatori, per fare visualizzatori, gli spettatori, ecco. Però insomma, questa è. Non ci posso fare niente, ragazzi miei. Mi dovete tenere sto bordello del cazzo. Non è colpa mia. Non so come fanno gli altri YouTuber, forse tagliano, io no, non lo faccio. O forse qualcuno vive in campagna in cui non c'è tutto sto casino. Ma come si sono trovati in una stanza più silenziosa? E io invece faccio tutta la mia stanza in cui qua fuori ci sono le macchine del cazzo. E ogni persona c'ha una scusa per fare pim pim pim, vorrei fargli penta a capo, però vabbè. Comunque, a parte tutto questo, spero di essere stato abbastanza chiaro e che comunque, non lo so, fatemi sapere i vostri commenti. Io invito le persone invece di essere contente di vabbè, penso ti fai, o essere fin troppo positivi, di rendersi conto che la positività è fine a se stessa, che non porta a nessuna parte, che non sta portando a nessuna parte, che bisogna essere un attimino più realisti e un pochino più razionale. Cioè, la passione è un conto, sì, ma bisogna sempre contestualizzare, ragionare sulle cose. Anche le cose un po' più così, capito? Come il tifo, perché il tifo si tifa a prescindere, questa è una cosa irrazionale. La passione è quello che sta nel cuore, è una cosa che non ho potuto constatare nella mia esperienza, che non è che la puoi prendere e controllare. Esiste un sentimento, esiste un sentimento. Sì. Poi il motivo per cui esistono i sentimenti, a volte cioè, non è che esistono più di tanto, a volte sono così e basta. Però nella situazione che può essere analizzata come una partita, come una situazione che stiamo vivendo, si può anche ragionare col cervello e pensare, ok, se c'è questa situazione non molto bella, ci sono delle cause, delle conseguenze, dei motivi che stanno a monte, che devono essere
mi auguro comunque analizzate e risolti, ma poi non siamo neanche noi tifosi a doverlo fare, anche se i tifosi che sono contenti magari dicono ah, i tifosi sono contenti, questo è il feedback che magari la Juventus pensa e i tifosi sono contenti, quindi va bene così. Il cazzo bisogna, mannaggia i clacson, bisogna protestare in un certo senso, bisogna far percepire il malcontento perché non va bene ragazzi, non va bene. Bisognerebbe fare come dicono i tifosi di là del Real Madrid che non vincono la Champions League e protestano. Che fanno brutte prestazioni in Champions League e protestano. Così sì, poi si può vincere la Champions. Quindi tutti noi dovremmo fare una bella analisi. Buona giornata e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.